Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Federic95ita e benvenuti al 13° episodio del Pokémon News! Oggi, come ogni mese, sono qui con l'attesissima rivista Coro Coro del mese di gennaio! Prima rivista dell'anno che non lascia per niente a mani vuote ma rivela veramente delle notizie straordinarie. Sì ragazzi, sono consapevoli che la rivista è uscita ben 4 giorni fa, se non di più. Ma come al solito, come molti sapranno, devo aspettare qualche giorno perché alcune notizie vengono rivelate più tardi dall'uscita appunto della rivista. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare questa serie di news con un bel mi piace e un commento. Vediamo se riusciamo a raggiungere i 1500 like per questo episodio. Detto questo, iniziamo subito! Ragazzi, la rivista Coro Coro del mese di gennaio 2016 ha rivelato nuovi dettagli sul prossimo film Pokémon The Movie XYZ 2016, 19° lungometraggio della serie animata Pokémon, e ha rivelato anche importanti dettagli su appunto un futuro annuncio Pokémon che interesserà, pensate un po', il mondo intero. Se ben ricorderete, lo scorso mese, ovvero dicembre 2015, la stessa rivista aveva svelato ufficialmente Volcanion, Pokémon Vapore, il primo in assoluto di tipo acqua e fuoco. Ebbene, sarà proprio questo il Pokémon protagonista del prossimo lungometraggio che verrà trasmesso in tutto il mondo nel corso del 2016. Ed il numero di questo mese racconta qualcosa in più sia su di lui, sia sul profondo odio verso gli esseri umani, senza lasciarci però intendere il motivo nascosto dietro questo forte risentimento che prova. Sembrerebbe inoltre che il prossimo numero di Coro Coro, che uscirà in data 15 febbraio 2016, e ricordatevi questa data, 15 febbraio 2016, pensate un po', sarà ricco di novità esclusive. Si parla di un importante annuncio che interesserà il mondo intero e di un poster definito uno scoop esclusivo. Beh, di cosa potrà mai trattarsi, ragazzi? Riguarderà il film oppure un attesissimo titolo della serie Pokémon? Magari una settima generazione o un possibile Pokémon Z? Beh, scrivetemi qui sotto le vostre teorie. Io sono super curioso e dato che molti vorranno sapere anche la mia, secondo me riguarderà Pokémon Go, gioco che interessa appunto tutto il mondo e che stiamo aspettando da già qualche mese. Quindi, beh, secondo me sarà Pokémon Go. Tuttavia, le news non finiscono qua, infatti dalla rivista escono nuove informazioni. Coro Coro annuncia 3 nuovi personaggi che saranno disponibili per la versione Wii U di Pokémon Tournament. Come possiamo vedere dall'immagine qui sopra, nella prima parte in alto della pagina della rivista giapponese, viene confermata l'entrata in scena di ben 3 Pokémon pronti a sfidarsi nell'arena Pokken. Stiamo parlando di Bryzen, Grandchamp e Mewtwo, che saranno disponibili per l'attesissimo nuovo titolo che uscirà per Nintendo Wii U tra qualche mese. Garchomp, il Pokémon di tipo Dragoterra, potrà mega evolversi e saranno soprattutto indicato per l'attacco ravvicinato, facendo uso delle sue potenti mosse quali Sabbia Tomba e Dragofuria. Per quanto riguarda Bryzen, invece, il Pokémon Volpe sarà focalizzato invece sull'attacco a distanza e si avvarrà della mossa Fuoco Bomba. Attualmente, ragazzi, non si è a conoscenza di altre informazioni più dettagliate, ma in caso di ulteriori aggiornamenti vi farò sapere tutto, a quel punto quello che uscirà. Se avete dubbi o domande, scrivetemi qui sotto, rispondo a tutti. Il Giappone continua a sorprenderci con un'ondata di nuove e inedite distribuzioni a tema Pokémon. Stando alla rivista Coro Coro, questa volta infatti i protagonisti saranno ben 4, Eevee Cromatico, Articuno, Moltres e Zapdos. I Pokémon verranno distribuiti a seguito della campagna Pokémon Scrap, che verrà riorganizzata a partire dal 1 marzo 2016. Non è ancora noto quale sarà il metodo di distribuzione, ma i Pokémon saranno ottenibili sulle cartucce di gioco di Pokémon Rubino, Omega, Zaffiro Alpha, Pokémon X e Pokémon Y. Sembrerebbe poi che verrà resa disponibile anche una rara Master Ball. Inoltre è la prima volta in assoluto che il trio leggendario viene distribuito sui giochi di sesta generazione. L'ultima distribuzione di Moltres, Zapdos e Articuno risale infatti a lontano 2006. Dopo ben 10 anni vedremo finalmente questi esemplari con il Pentagonum blu sotto forma di evento. Ma la novità non finiscono qui, i tre uccelli leggendari per la prima volta in assoluto verranno distribuiti con la loro abilità nascosta. Articuno conoscerà l'abilità Malteneve, Zapdos statico e Moltres corpo di fuoco. Ebbene ragazzi, queste erano le notizie di Coro Coro della prima rivista dell'anno. Devo dire che, come al solito, non ci fanno mancare nulla. A parte Pokken e il film, la cosa più interessante è sicuramente l'annuncio di febbraio, che sicuramente sarà qualcosa di potente. Detto questo, io vi ringrazio per la visione di questo video e vi invito a lasciare un bel like, un commento, e noi ci vediamo con un prossimo episodio di Pokémon News. Ciao ragazzi!